Non c'è una legge fatta negli ultimi anni a tutela della salute. La tutela della vita è il titolo di un convegno organizzato da Raffaele Cavaliere, noto psicologo di La Dispoli, che proprio nella sua città ha tenuto un incontro con un numeroso pubblico su temi rilevanti del nostro essere. Bisogna far prendere coscienza alle persone di che cosa sia la cultura della morte e come negli ultimi 20 anni le leggi che sono state proposte dal nostro Parlamento, invece di tutelare la salute e favorire la vita e magari anche il benessere generale, compreso la valorizzazione del nostro ambiente, è stato fatto l'esatto contrario. E a questo punto le persone devono capire chi, dove e quando ha sbagliato e come trovare la soluzione per tornare a dare finalmente un futuro a tutti. Chi sono i capri espiatori? Beh, sono i nostri parlamentari, per esempio coloro che hanno votato a favore della legge Lorenzin, cioè l'obbligo vaccinale, coloro che hanno votato a favore della buona scuola introducendo l'ideologia gender nelle scuole, coloro che in qualche modo hanno disatteso la legge 194 del 78, ovvero la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, perché purtroppo tutto quello che è scritto nella legge, eccetto l'aborto, non è stato praticato o realizzato nulla. Perciò quando una legge viene svuotata dai suoi contenuti e applicata solo una parte della legge, significa che è strumentale. Il convegno infatti ha aperto numerose riflessioni con voci autorevoli. Sarà un convegno particolarmente interessante, affronteremo i temi del diritto alla vita e quelle che sono le generazioni dei nostri tempi, in cui la cultura della morte, la cultura materialista che non ritiene che la vita vada tutelata sempre e comunque, sta tentando di prevalere. Quindi questo convegno, come le tante attività che si svolgono in Italia da parte di molte associazioni di risvegliare una coscienza nazionale, sono senz'altro utili e noi ovviamente garantiamo la nostra presenza e il nostro contributo. Creare tutto questo casino per qualche presunto morto, per morbillo, che tra l'altro si deve pure vedere, che dice che c'è un'epidemia di morbillo, è francamente imbarazzante. E si auspica che così da parte degli organi di controllo, della magistratura, dal governo, dal Parlamento, si vigili meglio su quest'area.